Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio delle Minecraft Buildings. Sono sempre qui io, sempre nel mio single player di Minecraft, per farvi vedere la mia ultima creazione che vi voglio portare sul canale. E oggi andremo a vedere insieme una prigione. È una mappa, cioè è una costruzione un po' diversa. È una mappa, non lo so, per chi volesse costruire ad esempio un'ambientazione survival o cose del genere, e ho deciso di costruirla perché non ve l'ho mai detto, ma sono molto appassionato di The Walking Dead e stavo un attimo riguardando i vecchi episodi e ho detto beh dai, perché non portare anche una prigione sul canale come Minecraft Buildings, e così ho deciso di costruirla. E non è molto complessa negli esterni, ma andiamo subito a vederla, e sempre dentro la mia mappa, così da potervi un po' mostrare un po' come l'ho costruita. Andiamo. Dunque ragazzi, eccoci dentro ed ecco qui la prigione. Andiamo volando intanto a vedere un po' come l'ho costruita, e come potete vedere mi è servita una grande piattaforma per poterla costruire tutta sullo stesso livello. È tutta circondata da le grate di ferro, che non mi ricordo come si chiamano, però rimangono sempre grate di ferro, e di altezza 5, così che ad esempio uno non possa scavalcare la recinzione. Ai lati, nella parte frontale, ho anche inserito due torrette che adesso andiamo a vedere. Per entrare, una cosa che vorrei farvi notare è che ho costruito questa scalinata prima dell'ingresso, è asimmetrica rispetto al centro, perché comunque non mi sembrava opportuno costruire sempre tutto perfettamente simmetrico. Tuttavia, ad esempio, le pedane d'ingresso, come anche vi farò vedere all'interno della struttura, sono soltanto dall'esterno, quindi uno da dentro non può uscire. Come potete vedere, qui non funzionano. E invece qua, vabbè, intanto c'è una sorta di cabina fatta di gabbia per evitare che la gente possa scappare. Premo di qua ed entro. Una volta entrato, come potete vedere, non si può più uscire. Comunque, questa è la sorta di cabina d'ingresso dalla quale si deve necessariamente passare per entrare all'interno del reticolato. Andiamo a vedere ora insieme una delle due torri di praticamente osservazione e di controllo. Ho costruito una sorta di gabbia e andando sempre più in su, in modo che così non si possa o scivolare giù o comunque in un'eventuale rivolta dei carcerati non si possa attaccare chi c'è sopra, si sale fino sopra. Qui sopra ho inserito una sorta di cabina in cui si ci può rifugiare nel caso in cui ci sia freddo, o comunque una cabina dove vengono riposti gli attrezzi dalle guardie. Qua ci ho messo una sorta di staccionata barra recinzione anche qua sopra, comunque tenendola più bassa della nostra portata di tiro, così che se uno ad esempio volesse prendere un arco e tirare da qua sopra può farlo senza dover comunque scendere, tanto il creeper è sparito, fa lo stesso. Andiamo adesso a vedere il fatto che comunque le due torri sono simmetriche l'una all'altra, e mentre invece l'ingresso non lo è. Detto questo, andrei subito a farvi vedere la struttura principale, che forse è anche un po' la più interessante. Come l'ho costruita? Voi da qui vedrete solo la parte praticamente frontale, che è un grande rettangolo grigio fatto di mattoni. Per l'illuminazione del soffitto ho praticamente fatto queste tre file di lucernari che lasciano tipo entrare la luce del giorno durante il giorno, e i due centrali li ho fatti un po' rialzati per un fattore un po' più estetico. Poi dietro il rettangolo principale, che adesso andremo a vedere, ci sono questi tre bracci. Sono praticamente il braccio A, il braccio B, e in questa sala vi farò vedere che c'è praticamente una sala ricevimenti dove si può far visita ai carcerati, così. Qui c'è un lucernario lungo questa fila di vetro. Lì c'è un lucernario anche lì, ma andremo a vedere meglio da dentro cosa c'è del corrispettivo all'interno. E qua ho messo praticamente questi punti tra un braccio e l'altro, sempre tutti circondati dalla gabbia di metallo, per mettere comunque in comunicazione tutti e tre i bracci. Intanto vi potete
rendere conto che ci ho messo anche delle finestre con delle sbarre alle finestre, per l'appunto, e in cui ci sono dentro, cioè in corrispettivo dentro ci sono le celle. Mentre invece nel salone principale, come potete vedere, ho fatto questi grandi finestroni in cui si può scorgere dietro il vetro e davanti le sbarre per tenere tipo sicura le persone all'interno. Qua ci sono 6 coppie di porte per entrare. Qua ho messo le pedane sia all'interno sia all'esterno, in quanto ad esempio nell'ora d'aria i carcerati possono uscire e rientrare. Comunque entriamo. Qua, come questo è il salone principale che abbiamo visto da fuori. Come potete vedere ci sono i lucernari con il vetro nel soffitto e i finestroni alle pareti, con in questo caso penso di aver fatto 8 quadretti, cioè due file da 4, con al di fuori le sbarre. Qua invece ci sono i finestroni più grandi, però fa lo stesso. In generale questa è la parte un po' più semplice. Ho aggiunto anche questa sorta di soppalco, potremmo dire, una sorta di vetrata di sopra, che è praticamente un punto di osservazione per quelle che sono le guardie che devono tenere i carcerati sott'occhio senza correre il rischio di essere attaccati. Ma andiamo subito a vedere un po' la parte più importante. Andiamo subito nel blocco B, ovvero dove ci sono delle celle, direi che sia la parte dove ho messo le celle un po' più grandi. Andiamo a vedere dentro. Intanto mi prendo una pressure plate perché all'interno, come potete vedere, non l'ho messo così che si possa aprire solo dall'esterno le celle. E le celle come sono strutturate? In questo braccio ci sono praticamente due chest grandi in corrispettivo di due letti, e ho messo praticamente dei quadri alle pareti. Qui dalla porta, i bordi della porta sono praticamente blindati con della pietra, e lì c'è una grata così che si possa vedere da fuori anche all'interno delle celle. Qua invece ci sono le finestre, sempre con le sbarre alle pareti. Adesso mi prendo la pressure plate, la metto per riuscire ad uscire, ok, per riuscire ad uscire, e vi faccio vedere che comunque tutte le celle sono allo stesso modo tipo addobbate, quindi l'unica cosa che cambia sono i quadri che, beh, venendo generati più o meno spontaneamente dal gioco, non ho potuto praticamente renderli tutti uguali. Qua invece nell'ultima cella, cioè quella più vicina alla parete, ci sono 3 letti, 3 chest, in quanto è praticamente una stanza tripla e mi veniva un po' più grande, quindi ho deciso di renderla praticamente una tripla, neanche fossimo in un hotel. Quindi adesso gli spacco la pressure plate, e come vedete anche all'interno di tutte le cabine tipo gli addobbi sono uguali. Andiamo a vedere ora quella che è la vetrata delle guardie. Eccoci qua, siamo sopra, e come potete vedere si può accedere sia alla sala ricevimenti, sia al blocco A, sia al blocco B dal quale siamo venuti. Qui adesso c'è la sala dei ricevimenti, ma prima andrei a vedere insieme l'altro blocco, che è quello del braccio A. Qua le cabine sono un po' piccole, sono mono persona praticamente, e cosa c'è dentro? C'è il solito quadro, una sola finestra, e una chest grande e un letto. Come potete vedere tutte le cabine anche qua sono uguali, quindi non cambia esattamente niente. Qua tra l'altro è venuto un quadro abnorme, ma fa... no, vabbè. È un quadro abnorme, ma fa lo stesso. Se riusciamo ad uscire è anche... ok, cerchiamo di uscire. Questa cosa mi dà... ok, facciamo così perché tanto... me ne frego, tanto per ricostruirlo non ci vuole niente, quel pezzo lì. Riprendiamo i mattoni, li mettiamo qua e riblindiamo il bordo con i mattoni. Ed ecco qua la fila di celle con le corrispettive pressure plate davanti per poter accedere. Andiamo a vedere ora il ponte. Questo è il ponte che abbiamo visto da fuori, quello con la gabbia intorno per passare da un braccio all'altro. E arriviamo nella sala dei ricevimenti. La sala dei ricevimenti come è strutturata? Là potete vedere intanto la vetrata che c'era quando eravamo all'interno della praticamente zona di sorveglianza delle guardie. Qua c'è un corridoio sempre protetto con le grate per coloro che debbano passare senza arrivare a contatto con i carcerati. Qua si va nell'altro blocco, quindi pressure plate da entrambe le parti.
e direi di scendere nella zona dei ricevimenti. La zona dei ricevimenti come l'ho resa? Intanto ho fatto un muro per dividere praticamente quelli che vengono a visitare e da coloro che sono all'interno. Poi ho messo questi scalini di pietra per simulare un po' delle panchine. Intanto mi arriva un messaggio. E dei bottoni per simulare praticamente i telefoni che ci sono da una parte e dall'altra del vetro. E il vetro stesso, in quanto adesso vediamolo da qui in alto, ci sono in corrispettivo anche all'esterno sempre delle, praticamente delle panchine in quali, nelle quali ci si può sedere per parlare con il proprio parente carcerato. Qua ho messo anche dei tavolini con sopra una torcia e intorno quattro sedie per, non lo so, se magari ci sono delle concessioni speciali e qualcuno può andare direttamente in contatto con i propri parenti. Intanto vediamo anche sopra il lucernario, praticamente diviso a più livelli, e niente, questo era il blocco centrale. Come vedete dai cartelli torniamo nel salone principale e adesso vi faccio un attimo rivedere anche dall'esterno, ora che avete visto l'interno, intanto là di dietro c'è l'obelisco di Bazar, come sono divisi i blocchi. Quindi avete visto che qua c'era il corridoio nel quale si accedeva alle celle del blocco A, di là in corrispettivo c'è quello del blocco B e al centro c'è la sala dei ricevimenti, che è anche un po' più luminosa e un po' più praticamente libera dalle grate e robe così. Niente ragazzi, questa era la prigione che ho costruito per voi in questo video delle Minecraft Buildings e niente. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale e se mai voleste essere salutati nei miei video lasciate un commento qui sotto e io vi saluto. Ci vediamo!